mettiamo la bottiglia a loro. Senti, mettimi dai. Prego. Allora, io intanto mi sono messo la mascherina solamente perché anch'io come lei, sa, hai scoperto che lei è partito dai cervi, vero? Ma che ragazzo, magari in che modo viviamo, proprio sì. Rischiare, eh? Ma mi dica, io l'ho fatta entrare, ma intanto non so né chi è né da dove venga e perché mi ha suonato il campanello, cioè... Io mi sto qui. E lei cosa fa qui invece? Questa è la mia casa. Come la ricorda? Ah, che bello. La sua casa in che senso, cioè? È la mia casa. È la mia casa, io abito qui. No, adesso, oggi, in questo tempo qui... ma che sta facendo? Metta giù questo roba che potrebbe essere pericoloso, via via. Non ti riconoscere, vuol dire che non sei scadato. No, taci su. Ma io... Adesso andiamo alla polizia, facciamo schedare subito. A schedare? Ma tutti controllati. Ma che... no, Metta il casco e ora fammi schedare. Ma che casco? Ma io non metto nessun casco, intanto lei si calmi, eh. Intanto lei si calmi, intanto questo è un casco della bicicletta. Sì. Ah! Vuoi che mi metta il casco? Mi metto il casco. Si cade un meteorite e muore. Si cade un meteorite e muoio, ma muore lei. Ma senta, venga, vada fuori perché questa è casa mia. Fuori. Questa è niente che casa mia. Allora stia qui, spedisci. Io sono qui. Si accomodi pure, tranquillo. Grazie mille. Prego. Sì, stia tranquillo, si metta pure a sua altra. E va, non canti però. Ho detto non canti. Sì, buongiorno, commissario, buongiorno. Guardi, scusi, si chiama quest'ora. Scusi un secondo. Ha finito di cantare? Allora, no, è che c'è uno che canta qua. No, allora, signor commissario. Ha scacciato un po' lo gazzo, anche lei. Allora. Sì, signor commissario, no. Accendi la TV. Accenditi. Allora io innanzitutto so come... Sì, no. Ma si accende? Lo so che è una situazione che... ma che TV sei una sta zitto! Vuoi che accenda la TV? E qua la TV accendi da sopra la televisione, metti di Netflix, quello che vuoi. Qual è questa roba? Cioè, tu sai cos'è una TV, ma non sai cos'è il telecomando, che è quello che serve per accendere la TV, ma sai... I telecomandi non si usano capovolo, da secoli! Ma cosa usate voi? Scusi, no, signor commissario, scusi, non sta... Veramente! Scusi un secondo, Con gli impulsi cerebrali è possibile comandare gli oggetti. Io sto parlando con una persona che sarà in grado di darle una lezione perché lei entra a casa mia. Adesso guardi la televisione. Sì, perché questa è casa mia, non vuoi capire se no? Sì, certo. No, non diceva lei, signor Nava. Come sta la sua moglie? Ah, beh, la prossima volta che vengo le porto una buonissima torta di mele che so fare solo io. Come faccio a spegnerla? Qual è il tasto? Scusi. Allora, io non ti denuncio. Ok, io a te non ti denuncio. Io però... non denuncio te, non hai capito, questa è casa mia. Però adesso vieni con me e mi spieghi che cos'è questa situazione, perché io non riesco a capire più niente. Cioè tu sei entrato in casa mia, hai detto che è casa tua, ma chi è? Questa è casa mia, ma... No? Ma lei chi è? Ha mandato in perquisizione per caso? Ma cosa sei ricorda? Senti già, cosa ci fa qui? Non è un poliziotto, non è un barbone, ma che è? Allora venga qui. Ma quest'albero è qui un po' antico. Vuol dire, adesso abbiamo tecnologia all'avanguardia per gli alberi, con gli ologrammi, tutti quelli qua, cioè... Ma adesso quando? Ma scusa, è un albero di Natale, ma lei... Allora, lei ho bevuto troppo o vuole prendermi in giro? Perché io non sono in vera di prendermi in giro stasera. Stasera siamo l'ultimo dell'anno. Sa cosa vuol dire l'ultimo dell'anno? L'anno sta per finire e si passa al prossimo anno. Questo ma quale anno? 2021 siamo adesso. Gli anni? Ma gli anni non si contano più da secoli ormai. Ah, pensavo fosse per dire da anni. Però, allora, le vorrei fare una domanda che mi prende da tanto tempo, cioè da 2 secondi che lei è entrato qui, insomma. Ma lei da dove crede di venire? Cioè, sì. Io vengo dal pianeta Mercurio, Mercurio? Come no, dalla terza di Baldassarre, no? Da quando sono esposto lo sono anche lui. Sì, Baldassarre, Melchior, Gaspar e altri 3 le magiche. Ma che minchia sta dicendo? Però lei mi dia una prova di tutto quello che mi sta dicendo. Non ha prove adesso, quindi la porto di là, le do qualcosa da bere, dato che sicuramente vuole qualcosa da bere perché lei è venuta a tracannare qua, non è mica venuta a fregarmi la casa. E dopo la mando fuori pedata nel sedere, venga. Ma questo casco mi serve ancora? Ma poi cosa serve un casco, eh? Come accendere? Ho detto, figlia Luce. Ma chi sta parlando? Luce, accendi. Ma che minchia sta parlando? Funziona?
Ma la mia la luce si accende da sola, c'è l'interruttore. Ma come no? Ma c'è l'interruttore, ma vedi, c'è l'interruttore, ma che minchia. Ma dove sta vivendo lei? Ancora... è una preistoria. Ma siamo nel 2021, quindi... Ma 20-21 anni non si contano così. Ma come, allora come si contano? Si contano in base alla circonvallazione del sole. Ma che circonvallazione. Ma scusi, venga. Allora, luce, accenditi. Ancora con sta luce, e devi dai, e si levi, vada via, va, stia lì. Ma si accende? E ci resti, ecco. La luce si accende così. Ecco, questo. Che metodi rudimentari? Ah, rudimentari, questi sarebbero rudimentari. Per quale altro metodo conosce lei? Luce? Luce? Ok, ci regali. Ma no, come vedete, tutto per farci accendere. Tenga. Questo è uno straccio, è una sciugamano, little sciugamano. Cosa serve? Beh, per molte cose, noi umani lo usiamo per pulire, però se lei vuole, dato che lei viene dal pianeta Mercurio, sai cos'era, può usarlo anche per ballare la Hawaiana, Non anche scritto, sì, magari può anche ballare lento, ma vaffanculo. Allora, ma quale altro possiamo buttare? Non so di cosa. Cioè, ma lei mi ha buttato l'asciugamano fuori da finestra. Tra tutte le cose che fa dentro che abbiamo. Ma non serve niente l'asciugamano. Ma Francesco, ma perché mi ha buttato l'asciugamano a Francesco? Ma perché mi ha buttato l'asciugamano fuori dalla finestra? Ma fate la l'asciugamano. Questa è una molletta. Molletta? Molletta. Non l'ho mai vista una vita mia. Allora, la può usare per chiudere le cose. Faccia vedere. No, questa me la butto fuori dalla finestra. La molletta si usa per far chiudere le cose, ok? Puoi usarla anche come anello, però. Lei è la donna. Almeno sa cosa è una donna, Quella ancora sono vive. Perché le mollette sono vive. Le mollette sono morte. Le mollette non le ho mai viste, neanche esistono. Ma non ha mai visto mollette, manco esistono. Vabbè, Mercurio. Manca una molletta di sei. Ancora con sto Mercurio, ridai, con sto Mercurio. Allora, questa è la Terra, è la pianeta Terra. Mercurio è un... o è una proprietà... o è un materiale... Ma la Terra è esplosa, qualche... Come è esplosa la Terra? Ma che lei che razza dei film si è guardato? Allora, no, non che razza dei film si è guardato, che razza dei libri si è letto. Sì, sa come. Allora, un uomo fa una donna, prende la mano. La mano va messa. E questo è il 5. E le mette l'anello. Cioè, questo è un anello. Si può usare anche come anello, cioè. Però mia moglie ce l'ha 5 al dito, cioè. Madonna, sto scherzando io. Hanno buttato via la molletta. Sedia. Con le mani. E con cosa devo spostare la sedia? Col culo? Con le unghie cerebrali. Col culo. Ah, gravamente, sviluppi tutta la tecnologia. Allora, provi a spostarla con le onde cerebrali. Provi. Ci sono molte differenze qua su quel pianeta. Non è facile. Le prendo qualcosa da bere, va bene. Cosa vuole bere? Mi dia un po' di sangue di... Ecco, acqua. Su Mercurio non c'è l'acqua, non esiste. Ah, perché Barbarossa l'ha tolta tutta. Poi cosa vuole? Lei che tipo di frutti mangia, cioè? Frutti. Io mangio le bacche che crescono... Tu cespugli là, insomma, vicino ai vulcani mercuriani. Perché giustamente su un vulcano cresce un cespuglio di vacche. Giustamente c'è condizioni necessarie. Ah, no, qua no? A qua no cosa? Ma qua no, su un vulcano c'è cresce un cespuglio di vacche. Le vacche sono una merda. No, ma dentro il vulcano, non fuori. Forse l'ho fatto così. Ah, proprio dentro il vulcano. Ah, addirittura. Mi sembra giusto. Il magma fa fiorire le vacche. Quello che vedete qui è Mercurio, eh? Ma chi è l'uomo elefante? Ma che... No, l'uomo struzzo. Scusi, mi è venuto spontaneo, Fa ridere, ma che cazzo è l'uomo struzzo? Ma dimmi, com'è una mela? Con la tele cinese, ma come cacchio vuoi aprirlo? Con le mani? No, imbecille, ecco qua. Ma mi sta bagnando tutto il... non ci posso credere. La chiudo subito. Anche l'acqua buttata per terra, vabbè, la mela, no, la mela è meglio che non la mangi, potrebbe farle male, dato che mangia macchie vulcaniche, io so cosa cerca lei, mi creda, la capisco. Non capisce come, sono solo minchiate da tutto il tempo? No, allora, si cambia, allora, io so che lei magari cerca un posto dove dormire, lei magari senza casa, è un po' più... Ancora questa storia, ma che devo fare, ma che devo dire, ma ditemelo voi che devo dire. Allora, questa è la sua casa.
Ok, mettiamo che questa sia la sua casa, va bene? E io non minchia, ho vissuto per gli ultimi 20 anni, scusi. 20 anni fa io vivevo a Udine, ok? Da Udine mi sono trasferito a... Mannaggia, mi sono dimenticato. Da Udine. Chi conosce? Allora, Udine è un paese sull'Udinese con la strada Udignola, ok? Ok. Devi prendere la via d'Araglio SS13, poi passare per il Carrefour e... Ma le coordinate galattiche ce le ha per caso? Coordinate galattiche? Ma che minchia di... Vabbè, allora, me le dico... allora lei mi dica come arrivare a Mercurio, da qua a Mercurio con le coordinate galattiche. Come è arrivato qui? Beh, da qua devi prendere l'astronave, entrare dentro al tunnel passato temporale vicino a questo pianeta e arrivare a Mercurio, andare a superare la strada spaziale. Che la fa arrivare comodamente vicino al mio paese, insomma, no? È naturale, io dovevo saperlo, cioè, io lo conosco tutte le auto, le superstrade, le autostrade, soprattutto le spaziostrade. Naturalmente c'è un traffico interspaziale veramente elevato, insomma, troverà un po' di traffico forse, un po' di nulla. Sì, può darsi. Quindi lì devi partire adesso, scuola, per arrivare in tempo nel suo pianeta. Uè, ma che sta dicendo? Andiamo a dormire, vada. Io so che le serve una stanza e andiamo a dormire, allora le faccio vedere la stanza? Va bene? Va bene, cata mia, voi che mi fate vedere la stanza? Allora, venga, venga, mi stai, faccia strada, faccia strada. Certo. Bravo, bravo, faccia strada. Questo qua mi distrugge tutta la casa, meglio che vada. Ma che fa? Assessore? Oh, allora, è casa mia, che cavolo! Ma che lima fa l'assessore? No, ma che non c'è assessore qua dentro. E come salgo? Come sale? Sale camminando sulle scale. Ma che fa? Sono i sensori, se no. Guarda che facciamo la fine del sole, Del chi? Del sole. Del sole, ma? Ci tutti. Ma modulo di non era facciamo la fine del sole, cioè del sole, ma... Intanto l'interruttore non si accende con la telecinesi, Mannaggia, i miei sensori sono super costosi. Sì, dove i cazzi li ha messi? Lo so, signor commissario. No, guardi, non insista, ma non era un problema, ma... Aspetti un secondo. Adesso il signor commissario qua insiste perché io dica al signor commissario qua perché l'ho chiamato prima. Commissario che? Commissario, è un commissario del commissariato. Ma di quale regione di testa la stiamo parlando? Scusi. Non lo so, no. Ma che cazzo? No, voglio sapere adesso. Siamo nella città di Mestre in questo momento. Il signor dov'è Mestre? Il signor commissario Pietruzzo, anche detto Pietruzzo, mi ha chiamato perché è quello a cui io prima volevo denunciarti. Denunciare cosa? Se mi devi denunciare in casa mia? Pronto? Sì? No, non dicevo a lei, signor commissario, no. Ma sì, lo so che sua moglie è simpaticissima, ma si guarda, si ricorda quella cregliata che aveva? Madonna, scusi, devo far veloce. No, ma la richiamo dopo, no, dopo, arrivederci. Allora entra. Devo chiamare il commissario, devo richiamare il commissario. Allora, per favore, ti chiedo una sola cosa. Perché non fluttua il letto, scusami? Ma che letto che fluttua? Ma senti, zampe, non combinare casino, non combinare casino. La la la. I CD? Ma chi li usa i CD? Ma no, puoi stare tranquillo, guarda, no, allora, io ti garantisco... Vabbè, ok, ti dico la verità. C'è ma quale CD usate voi? Ma che urli! No, non dicevo CD. Te. Non dicevo a te, Pietro. Ma voglio capire te. Allora, innanzitutto, ascoltami un attimo. Ti ho detto di non fare casino. Siediti su quel letto e prova a farlo fluttuare con mi il potere quello, della telecinesi. Ma... Mi dici una cosa? Guarda come l'ho sposto. Senta, gialle, libri di fumetti, ma dove cacchio? Signor commissario, ben assoluto. Ma qual è il termo? Ma qual è il termo avete? Ma che termo? Questo sì, è un termo, Volevo dire... Me lo può spegnere, per favore? Sì, prego. Pure la luce adesso. Signor commissario, volevo dirle... Volevo dire... Ma puoi stare zitto una volta? Volevo dire, sì. No, è lì lo strambo che è entrato in casa mia e pretende che questa sia casa sua. Cioè, che sta dicendo? Questa è casa mia. Ecco, lo sente? Guarda, ci parli lei. Pietruzzo. Pronto? Ma che cosa sta dicendo? No, ma... Ma lei... No. Perché? Ma no, ma non è possibile. Dipende da come sei casa mia, ma ci vuole arrivare, sì o no? Me non ce la faccio più. Cosa ha detto Pietruzzo?
quello è Petruccio. Che crede che io sia uno psicopatico che non è. Non è un coglione, ma intanto è carabiniere di caserma. Caserma di cosa? Di che regione ti sei? Ha un sacco di lavori, cioè, allora. Adesso io devo dormire, chiaro. Mi ha svegliato in un momento di crisi, adesso io devo dormire, posso dormire o no? No. Però puoi andare da qua se vuole. Adesso io faccio una cosa, sa. Vado a dormire in giardino, ok? Perché siccome non posso permettermi di dormire qui, vado a dormire in giardino. Se vuoi passo pianeta qua vicino, insomma, a 10 minuti di strada, con la sua nave, trova un hotel a basso costo. Ma senta, guardi, io non avevo voglia di scherzare, non so chi sia lei, però è l'ultima, questa è, non mi ruberà la casa ancora per molto, questo è poco, ma sì. Ma questa è casa mia, te l'hai capito? Questa è mia. Dov'è quel mascalzone? Anche in questa strada, guardi te. Eccolo lì. Ah, futuristico, che non sa neanche accendere una pentola. Era di qua. Guarda la testa. Ma dove sta andando? Adesso io lo sistemo io questo bifone. Ma l'astronave l'è finita. Ero sicuro che fosse qui. Non era molto distante. L'astronave è qui? E tu? Ma qua è qui, sei? Oh, mi hai dato una palla in testa. Dietro. Madonna, dovrei darti una palla in testa. Ma cosa vuole? Ma come cosa voglio io? Io voglio che mi rendi la mia casa, perché questa è la mia casa. La mia casa, non ho capito. Io sto venendo qua, a Mercurio, con tutta la mia famiglia. Senta, sulla Costituzione c'è scritto che questo è suolo privato, ed è il mio suolo privato. Il mio suolo privato? Qua c'è metto io, ma non è il mio suolo privato. Dai. Ma poi, a parte questo, lei cosa sta facendo qua, scusa? Ma l'ho detto, sono qua. Per trasferirmi, la mia famiglia, tutti i miei amici, perché sarà Mercurio, sono tempi duri, come ho detto, no? E qua, insomma, nella stella di vicino è un po' più vantaggioso, no? Chi è deve sfidarmi? Cosa vuole? Vieni, ti faccio vedere. Io non glielo prometto di portare qui tutta la sua famiglia, perché questa è casa mia, glielo ripeto. Io ti sfido alla statua, e non mi ricordo più l'altra parte del nome, però vabbè, funziona così. Stiamo fermi, cioè camminiamo tre passi di schiena, uno dalla schiena all'altro, insomma, ok? Tre passi. Tre passi di cosa? Okay. Tre passi, ho detto, tre passi. E qua, sto contando. Tre passi avanti. E poi di colpo, insomma, ci si gira quando uno dice zac! E vediamo chi colpisce per primo l'altro, insomma. Con la palla intendo, con la palla. Non vuoi mettere. Ecco. Pronto? Sono pronto. Gira. Ho girato. Che minchia vuol dire? Ma anche quello sai nel tuo pianeta Mercurio. Ho detto tre passi in avanti. Avanti. Avanti, esatto, bravo. Avevo tre passetti e tre passetti proprio. Ah, piccoli piccoli. Sì, sì, piccoli. Quando parte, devo vincere lei, devo partire. Devo partire adesso, dice lei? Un attimo. Un attimo, tanto, molto caldo. Allora, via. Ma minchia, ho detto tre passetti piccoli, tre, scegli 3 mm, no, 5.000 metri. Eccomi, vedi qua? Guardi me. Ah, la faccia è piccola? Che devo dirle, oh. Ma lei? No. In Italia contiamo così, cioè, lei non è dell'Italia, quindi... Italia, dov'è l'Italia? Mi dica dov'è. Ah, ancora. È sulla fascia orientale di pianeta di Mercurio. Ah, ok. Ma Mercurio! Non mi importa, gira! Sono girato. Allora? Zac! Ho colpito, ho vinto! La casa è mia! Che stai facendo? Eh sì, adesso fuori, via, deve andare via, la proprietà è la mia proprietà. Ma scherzone, vedi? A me l'astronave, dove l'ha messa? L'astronave? Ma non ho mica io le chiavi, la concessionaria dell'astronave o quel che è. Ho messo la chiave, non ti vedo l'astronave. Manco qua, ma... la metta! Non si trova! Non puoi averlo fatto, dai, che è grande! Che ne so! Poi, ancora le auto usate voi! Le auto! E cosa usate voi dell'astronave? Per andare in giro per le strade, anche questo? Insomma, prendere la città, usiamo le navette, oppure...
i tappeti volanti o i tappeti monotaia. Ma che è a latino adesso? Ma carino, io le auto con le ruote. Sì, l'auto con le ruote. Ma qua, eccola qua. Eccola, arrivare finita. Ma non l'avete vista prima, è questa, è bellissima, è enorme, ma. Ho ragione, è bella, eh? Dico, questa è una piedra fortuna. Oh, venga, 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 venga. Adesso accendo per tanto, eh? Arriva che bella. Io voglio chiarire una cosa con lei. Certo. Mi dispiace per tutti i contrasti che abbiamo avuto, perché ho chiamato Petruzzo, eccetera. Però noi lei non può stare in questo pianeta, lo ammetta. Cioè, non è la sua casa. Dai, allora, quindi è convinto di ritornare a stare sul suo pianeta. È molto meglio, mi credo. Pace? Certo. Però adesso mi fa fare un giro sull'astronave. Ma certo, venga con me. Sì, vado a fare un giro nello spazio. Visto che figo. Là è Mercurio, andiamo qui. È enorme, tu volevi restare qui. Ecco, qua prima uscita la nostra, ci troviamo la astronave di Quadrazzo, insomma, fammi vedere i panini. Ma voglio provare anche lo Space Caffè, lo Space Coffee, Space Coffee. Assolutamente. Va bene, direi verso l'infinito e oltre.